Come mai già qua? Non ti seguo. Eravamo rimasti d'accordo che andava a prendere Alice a casa sua, ma più tardi. C'è un sacco di cose da fare, devo passare al vulcano. Ma infatti Alice è lì che ti aspetta. Ah, ok, no, vabbè, niente, ho confuso, pensavo fosse già qui. Ah. Ci mancava solo sto concerto di Marianna Piccoli. Infatti dovresti essere contento di passare qualche giorno con tua figlia, o no? Lo sono, lo so. Mi piacerebbe organizzarmi un po' meglio e decidere io quando, come, no? Ma con tua figlia è difficile, sai scegliere. Anche questo è vero. Mm. Vabbè, quindi come mai sta qui? Beh, sono fatti i miei, non devo certo raccontarli a te. Buona giornata. Non sei morto, a quanto pare. Immagino che tu voglia entrare. Visto che sei vivo, potevo almeno rispondere ai messaggi. È da venerdì che ti cerco. Comunque, Roberto, complimenti. Davvero una pensata geniale, quella di intrufolarsi in casa di Alberto Palladini. Ma che cosa pensavi di risolvere? Hai saputo chi c'è dietro tutto questo, sì? L'ho saputo, sì. Veronica Viscardi. Avevi ragione tu. C'era un finanziatore esterno. Ma prima di prendere iniziative avresti dovuto parlarne con me. Roberto, dopo tutto quello che hai combinato, tuo figlio è ancora più determinato ad andare avanti con la scissione. E se non facciamo subito qualcosa, è finita. La prima cosa che farà Sandro sarà sfiduciarti e toglierti l'incarico di amministratore delegato, prima ancora di staccarsi ed entrare in società con la Viscardi. Mi ascolti? Roberto, forse non ti è chiaro, ma siamo con le spalle al muro. Quindi, se hai una soluzione, parla e fallo subito. Il cagnolino si è fatto male, amore. Aspetta, adesso chiudo un attimo la borsa. Aspetta, così andiamo. Tu vai, no, amore, dobbiamo prima... Aspetta, dobbiamo prima salutare papà. Ma che fate? Andate via così? Che fai? Vuoi scappare senza neanche dare un bacino a papà? ti ho preso. Allora dove vai? A fare il picnic di Pacquetta. Di Pacquetta. Adesso scendi, tanto andate a fare il picnic. Senti, oddio, è pesantissima. Tanta roba? Eh sì, poi si sono aggiunte a queste anche gli omaggi di Teresa, quindi... Adesso andiamo, amore. Ma non è che vuoi venire con noi? Mm? Dai, diciamo a Nico di aspettarci oppure li raggiungiamo. Mi piacerebbe molto, però... Dai, pensa che bello, noi stessi su un prato a rilassarci con gli amici, con i bimbi che giocano. Dai. No, mi dispiace, ma non posso. Oggi devo fare veramente delle cose molto importanti qui. Andiamo? Sì, andiamo. Va bene, dai. Divertitevi. Grazie. Ciao. Il cagnolino. Avevamo dimenticato il suo cagnolino. Tieni, amore mio. Mettiamolo in borsa però, perché sennò lo perdiamo, Guarda, adesso lo mettiamo in borsa. Ciao principessa, dai qua, questo lo porto. Grazie, io. Ma gli altri? Susanna e Jimmy sono già in macchina. Ah, tra queste le cibarie varie che ho portato io ci sarà da mangiare per un esercito. Filippo? Niente? No, ci ho provato fino alla fine ma non ha cambiato idea. Lo capisco, sai, anche io allo studio delle volte ho dei ritmi assurdi. Poi mi chiedo che senso abbia, perché uno dovrebbe lavorare per vivere e invece si ritrova col vivere per lavorare. E tutto diventa uno sfogo. Gli amici, la famiglia, i figli. Vabbè, andiamo, dai. Questa giornata me la voglio proprio godere. Non voglio pensare a niente. Andiamo. E che cosa pensavi di risolvere parlando con Claudio? Volevo solo convincerlo a parlare con Sandro. Magari sarebbe riuscito ad aprirgli gli occhi. Ma purtroppo quell'idiota non vuole essere coinvolto. Ma hai idea di quanto ha sofferto tuo figlio per la storia con quell'idiota, come lo chiami tu? Chissà come si è lasciato alle spalle, ammesso che ci sia riuscito. Gli ho chiesto solo di parlargli. Ma è fortuna che Claudio si è rifiutato, guarda. Tu non
hai nessun rispetto per tuo figlio. Ma dopo tutto quello che sta facendo dovrei anche rispettarlo. Se l'avessi fatto a suo tempo non saresti arrivata a questo punto. Ma di che cosa mi stai accusando, si può sapere? Ho mai cercato di appropriarmi degli utili che gli spettano? No, li riceve regolarmente sul suo cospicuo conto corrente. No, Roberto, tu sei completamente nel pallone. Ormai non si può più fare affidamento su di te. È una decisione che devo prendere da sola. Tu devi uscire dai cantieri. È l'unico modo per calmare tuo figlio e farlo ragionare. Amo, senti, come posate che vogliamo mettere? Prendi quelle là del servizio buono di tua mamma, una volta tanto che teniamo ospiti. Amo, adesso non è che ci dobbiamo mettere in cerimonia, perché Silvia è mia cugina, Michele è mio amico storico. E invece no, è proprio per questo dobbiamo dare il meglio. Tu stai sveglio dalle 6 di stamattina, hai fatto uno spesone, stai cucinando, proprio complimenti. Senti, mi chiedevo, ma questo banchetto luculliano io posso partecipare o sto sempre a dieta? Così. Facciamo un'eccezione, però senza esagerare. Ma no, ma ti dirò, ma tutto quello che hai preparato, la viola, la cavoletta, a me sa che cose mi attirano in modo particolare. Queste carciofole imbottite. Sono belle, mamma mia. Sono il mio piatto a forte. È sveglio, guarda, è fatto con amore, è fatto. Sono bello. Senti, ma non è che potrei assaggiare adesso? Non ti permettere proprio. Gesto, amore, gesto, mica. E va bene, eh? Giusto perché sono ancora calde calde. Fammi sapere come so. Cacciò questa telefonata. Che è, amore? Non lo so, ma vediamo. E vedi un attimo. Pronto, sì? Uè, Cinzia, augurissimi buona Pasquetta, lunedì abis. Come c'è l'emergenza? Ma che tipo di emergenza, Cinzia? E secondo te io dovrei farmi da parte così, senza discutere. Questa è la tua soluzione. E lo dovrei fare per il bene di Sandro. Proprio così, e mi dispiace che Giustina non volerlo capire. E dopodiché chiami dentro Alberto Paladini, perché questa sarà la condizione, lo sai, sì? Ti avverto, se cercherai di farmi fuori, ti renderò la vita molto difficile. Io non ho nessuna intenzione di accettare la tua decisione. Peggio per te, io la decisione l'ho già presa. Tu non farai proprio niente. Lasciami. Senza me e Filippo, tu e Sandro porterete i cantieri alla catastrofe. Questo è tutto da vedere. Cosa è da vedere? Davvero pensi di potercela fare da sola? Solo perché hai vinto il premio come migliore imprenditrice dell'anno? Sei fuori di te, Roberto, non sai quello che dici. Tu non sei in grado di gestire i cantieri Palladini Plegrei e tantomeno Sandro! Tutto questo tra poco non ti riguarderà più. E non permetterti mai più di mettermi le mani addosso, è chiaro? Prendi il lato positivo della cosa. Non dovrai più sopportarla e non ti rovinerà più la Pasquetta.